Era un viaggio che mi eccitava particolarmente, insomma, no? Cioè la scoperta di queste isole dell'estremo nord mi ha fatto venire, come dire, una voglia di raccontarlo, ecco, è venuta spontanea la cosa. E poi non è che ho preso appunti, un'infinità di appunti, mi sono anche affidata alla memoria, ai ricordi, alle esperienze. Questo viaggio poi mi ha fatto, come dire, è stato uno stimolo alle reminiscenze del passato. Di cui il libro contiene solo una piccola parte delle mie esperienze con la civiltà britannica, però sono state poi è stata l'esperienza più felice che ho avuto, perché l'incontro con Alison, come è cominciato, eccetera, la famiglia, la scoperta di questa famiglia così particolare, insomma, con il padre padrone, no, insomma, era come dire il patriarca, lui, Roland, no, a cui veniva dato sempre il posto principale al tavolo. Era lui che doveva fare le porzioni. Beh, quando lavoravo per Rizzoli e andavo in Inghilterra, li avevo già, era già molto avanti perché erano gli anni 70, ma le prime esperienze io le ho fatte negli anni 60, quando ho conosciuto a Milano un pittore costruttivista che si chiamava Richard Allen. Per caso, siccome io frequentavo il Giamaica, gli amici artisti, poi conobbi questo pittore costruttivista che aveva vinto una borsa di studio a Milano. E quindi rimasi in contatto con lui e così. In realtà per amore, perché mi ero innamorato di una ragazza italiana che poi si era trasferita in Inghilterra e così mi venne in mente di partire. E la mia prima esperienza fu nell' East End di Londra, perché l'amico Richard Allen mi aveva dato un indirizzo di questo suo amico ceramista, che era John Dyble, con la moglie Jane, con la quale sono ancora in contatto, in corrispondenza. Abbiamo uno scambio, ogni anno ci scambiamo lettere sulla vicenda, sulle nostre vicende, insomma. Ecco, e arrivai una notte gelida d'inverno, bussai alla porta di questa famiglia nell'East End di Londra, una zona abbastanza così poco accogliente, era molto proletaria come zona, e allora fui subito accolto con grande cordialità, eccetera, eccetera, e disse: se vuoi stare qui, dai un piccolo contributo. E c'era un cestello, una specie di vassoietto in cui si doveva mettere, che sono sixpence all'inizio, per dare il contributo, quindi era una cosa quasi una fiaba, insomma, no? Ecco, e mi destinarono la soffitta dove c'erano degli spifferi tali che il vento arrivava negli spazi che non erano coperti dal tetto, no? Perché c'erano delle pareti traballanti e una stufetta a petrolio, e quindi, sai, io veramente in quel periodo lì. E quindi cominciai a fare il lettore di libri inglesi, di anglistica praticamente. Quindi la mia prima esperienza è stata quella che andavo in redazione, arrivavano 5, 6, 7 titoli così, eccetera, mi caricavano di questi titoli, io dovevo leggerli, per ognuno di questi libri dovevo redigere un resoconto e poi consegnarlo al caporedattore, insomma. E per ogni lettura mi davano 10.000 lire. A quei tempi non erano molte, insomma, però bisogna sgobbare, sai, perché bisogna leggere, 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 no? Ecco. Per cui, poi quando cominciai a lavorare alla Rizzoli a tempo pieno come redattore,
conobbi, cioè il presidente della Rizzoli in quegli anni lì, negli anni 70, era Mario Spagnol, un collaboratore della stampa, ma come dire, un talentuoso dal punto di vista del fiuto nella ricerca dei bestseller, no? Perché l'avevano assunto apposta come direttore editoriale. E qua allora cominciai a fare amicizia, parlammo, e lui disse: "Ma quando va a Londra? Perché non cerca di scovarmi qualche piccolo libro particolare che poi possiamo tradurre?" E così, su questa base, siccome ogni anno, grazie ad Alison, andavo in Inghilterra, mi fermavo a Londra e su un banchetto trovai appunto l'edizione di Peter Pan e i giardini di Kensington con le illustrazioni di Arthur Rackham, che ho ancora, è una bellissima edizione. Non credo che sia la prima, però insomma deve essere la seconda, la terza. Era tutto spaginato, eccetera, eccetera. Lo misi, lo raccolsi, dico: "Questo va benissimo per Spagnolo." Quando glielo portai, disse: "Ah, bellissimo, questo lo facciamo senz'altro." E quindi ho cominciato così. Prima poi mi aveva affidato l'introduzione il controllo della traduzione, l'introduzione di Baum, il mago di Oz, per esempio, anche quello. E così ho cominciato a collaborare a un livello un po' più alto, in fondo, no? Ecco.